saluto a tutti voi dalla parrocchia di San Francesco d'Assisi in Lampun, nel nord della Thailandia. È una parrocchia fondata dai preti Fidei Donum, preti diocesani del Triveneto, 12 anni fa circa, ed è una parrocchia che copre tutto il territorio della provincia di Lampun. In questa nostra comunità, ecco, la popolazione è di 400.000 persone, però i cattolici sono pochi, poco più di un centinaio, la maggior parte dei quali sono lavoratori immigrati che vengono dal Myanmar. Ecco, da questo posto noi tentiamo di leggere e offrire, condividere qualche spunto della parola di Dio di questa terza domenica di Quaresima. La parola di Dio di questa terza domenica di Quaresima ci presenta nella prima lettura un brano dal libro dell'Esodo. È una delle due versioni che troviamo nella Bibbia di quelli che noi nella nostra catechesi abbiamo chiamato i 10 comandamenti. In effetti nella Bibbia sono chiamate le 10 parole. Sono 10 parole di vita e al di là appunto dell'elenco delle parole all'inizio ci sono proprio questi precisi termini. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Quindi la prima cosa che il Signore si premura di fare prima di dare queste 10 parole, che sono proprio la chiave di una vita buona, di come vivere una vita secondo tutte le aspirazioni più profonde nostre, ecco, sono queste: la memoria. Ed è forse una chiave di lettura di tutte le parole che il Signore ci dona, della parola che il Signore ci dona questa domenica. Tante volte il Signore ricorda al popolo di Israele: non opprimerai il forestiero, perché anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. Ecco la memoria. Per evitare di fare disastri abbiamo bisogno di questa memoria. La memoria che anche noi siamo stati forestieri, che anche noi siamo peccatori, ed è forse quello che manca oggi. E qui noi viviamo la situazione drammatica dei nostri fratelli e sorelle vicini del Myanmar. Tanti avranno sentito le notizie del colpo di Stato e avranno visto le immagini di questa suora che si è inginocchiata davanti ai soldati della giunta che andavano proprio ad ammazzare gente per le strade. Ecco, questi crimini così atroci e non sono finiti, nonostante il silenzio dei media, nonostante nessuno ne parli. Ecco, i villaggi, e quelli anche di alcuni dei nostri parrocchiani qui, quindi che hanno i loro fratelli, sorelle, genitori, nipoti, e sono ridotti in questi termini. Qualcuno deve, e anzi, molti da quei villaggi devono proprio scappare nelle foreste e senza nessun punto di riferimento, senza niente da mangiare né da vestire. Ecco, e queste sono le macerie. E ci sono delle scene che non riporto ovviamente, ma di un'atrocità impensabile. E uno pensa: com'è possibile che un soldato, che poi sono ragazzi giovani, possa commettere questi crimini contro una donna incinta, contro delle ragazze, ragazzi giovani, bambini, e ucciderli in modo così impensabile proprio? E chiaramente, se ci fosse la memoria, se uno potesse pensare anche per un solo istante: questa potrebbe essere mia figlia, mia sorella, mia mamma, ecco, non potrebbe fare una cosa del genere. La condizione di fondo per poter commettere certi crimini è non avere memoria, non pensare. Ed è per questo che tante volte i soldati nelle guerre fanno fare uso di droghe, proprio per evitare di avere memoria e di pensare. Ecco perché allora il Signore all'inizio delle sue 10 parole, della chiave proprio della felicità, della vita buona di ogni uomo e donna sulla faccia di questa terra, dice: ecco, ricordati, abbi memoria di quello che sei stato, di quello che sei, di quali sono le cose importanti per te. E nel Vangelo noi troviamo, in questa terza domenica, la cacciata dei venditori dal Tempio o la purificazione del Tempio. Tanti sono i titoli che vengono dati a questo brano del Vangelo che in questa domenica ci viene presentato nella versione di Giovanni. E a noi potrebbe venire in mente così le bancarelle che troviamo fuori dai nostri templi, dai nostri santuari, dalle nostre chiese, quasi che Gesù volesse rovesciare quelle. E pare che questo sia il grande problema della fede o della coerenza della fede.
Effettivamente noi lo vediamo qui in Thailandia, anche nei templi buddisti c'è la raccolta di offerte, ci sono le donazioni, c'è un commercio, un vero e proprio commercio, ma è proprio questo il vero problema, è proprio questo che ci impedisce di vivere la fede profondamente, di vivere veramente il rapporto con il Signore, ma forse c'è qualcosa di molto più profondo. Ecco, in questa cacciata dei venditori dal tempio, il rovesciamento delle bancarelle, dei cambiavalute, c'è una frase centrale: non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Noi abbiamo bisogno di questa memoria. Ecco che la casa del Padre non è un luogo di mercato. Però qual è questa casa del Padre? Qual è questo tempio? Ecco, la prima cosa è spiegata nello stesso brano del Vangelo. Lui parlava del tempio del suo corpo. Quindi il tempio del corpo del Signore non deve essere un luogo di mercato. E la relazione profonda con Lui non deve essere questione di compravendita. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo. E questa è la fede, ricordarsi questo. Però non è semplice ricordarselo, perché la relazione con questo tempio, che è il corpo del Signore, per noi molto spesso è trasformata in un commercio, in un luogo di mercato. Quando noi facciamo commercio, paghiamo qualcosa per ottenere qualcos'altro. Ecco, questa è la fede per noi. A volte facciamo cose, magari anche buone, opere buone, accumuliamo meriti per ottenere del bene, per ottenere il perdono, per ottenere le grazie sante. E questa è anche la base della filosofia, del modo di pensare, della religione buddista. Fai qualcosa di bene per ottenere del bene. Ecco, il Signore ha sovvertito questo modo di intendere il rapporto con Lui. Perché Lui non è venuto per quelli che fanno il bene, ma per i peccatori. E la sua grazia è una grazia data, e questo tenta di farci capire, ed è molto espressivo anche lo sguardo di Gesù in questo quadro del greco. Si tenta di far ricordare le parole di San Paolo: da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia siete stati salvati. Ecco, questo vuol dire che il rapporto con il Signore, il tempio che è il suo corpo, non è un luogo di mercato. E non è che noi paghiamo qualcosa per ottenere da Lui la salvezza, e non è che facciamo del bene per essere premiati. Ecco perché la sua grazia, quello che riceviamo dal Signore, come tutte le cose importanti della vita, noi le riceviamo gratis. E se c'è qualcuno che ci vuol bene, e noi potremo pagare quello che vogliamo, non potremo mai comprare quell'amore. Quando si compra l'amore è un'altra cosa, è prostituzione, non sono rapporti sani e belli. È lo stesso le cose importanti della vita. E chi sta poco bene di salute lo sa che la salute non è che si possa comprare, ma la cosa più importante è il dono stesso della vita. La possibilità poi di essere utili in questa vita, di fare cose buone, non è che la possiamo comprare. Ecco, noi possiamo così gustarci questa grazia, vivere secondo questa grazia, tentare di fare del nostro meglio. Ecco, ma il rapporto profondo con il Signore, la nostra fede, non è qualcosa che segue le leggi di mercato. Ecco, non possiamo fare del tempio un luogo di mercato. E questa è una prima dimensione. Però c'è anche un'altra cosa che, parlando di tempio, noi abbiamo in mente, ed è quello che San Paolo ci ricorda spesso, che siamo noi stessi il tempio del Dio vivente. Cioè noi, la nostra vita, il nostro corpo, le nostre giornate, noi siamo il tempio, cioè il luogo dove il Signore abita. E anche questo non deve diventare un luogo di mercato. E Paolo continua a ricordarlo: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? E quindi queste leggi del mercato, le domande dell'offerta, di quello che ti do, ti pago per ricevere qualche cosa, è una tentazione abbastanza presente anche nella nostra vita di tutti i giorni. E quel tempio che siamo noi ha bisogno di passare oltre le leggi di mercato, che è quello che poi molto spesso ci rovina la vita. Nella storia, anche per noi missionari, c'è stato questo rischio, quello di vivere la missione come un rapporto un po' commerciale, non in termini economici, però se faccio tante cose, ma per avere gente che si battezza, gente che viene a far parte del nostro gruppo, della nostra chiesa, anche con spirito buono, anche con sani e
e propositi. Ecco, chiaramente la gratuità resta, deve rimanere un punto fermo anche nei rapporti che abbiamo a livello pastorale e missionario. Penso però che questo brano del Vangelo illumini molto anche tutti i nostri tipi di rapporti, di relazioni umane. E tante volte noi abbiamo un veleno che proprio porta tanto male e che ci rovina proprio la vita, e sono le aspettative e le attese. E quando faccio qualcosa, quindi pago pure, no, il prezzo della fatica, della dedizione, però mi aspetto qualche cosa. E quando questo qualcosa non arriva, c'è la delusione, l'amarezza, la ripicca, la frustrazione, il chiudersi in se stessi. E perché? Perché abbiamo fatto della casa del Padre nostro, che vuol dire la nostra vita, un luogo di mercato. E questo porta a non vivere bene. Quindi in questa settimana abbiamo questa grande opportunità, sostenuti dalla parola del Signore, illuminati dalla sua presenza, quello di mettere a fuoco le nostre attese, le nostre aspettative, e vedere così di poter pregare e chiedere al Signore di essere aiutati a vivere la nostra vita, il Tempio, che è proprio la presenza del Signore nelle nostre giornate, e non come un mercato, come ti do per poi ricevere, pago per poi avere una merce o qualche cosa in contraccambio, ma quella gratuità che ci ha mostrato il Signore Gesù, amando tutti noi, al di là dei nostri meriti e di quello che noi possiamo fare. A tutti buona continuazione della Quaresima e ogni bene. Ciao.